Siamo con il senatore Franco Castiello, presidente della Fondazione Grande Lucania. Ecco, vogliamo focalizzare l'attenzione su questa bella realtà che da oltre 2 anni, ecco, è presente sul territorio cilentano e non solo. Ecco, Fondazione Grande Lucania ha esteso le sue attività anche al di fuori dei nostri confini territoriali. 2 anni, ecco, di impegno per la promozione culturale, sociale e non solo del nostro bel Cilento. Vogliamo fare un bilancio, ecco. Intanto ricordiamo pure da dove siamo partiti, ecco, e poi facciamo un bilancio. È un bilancio che, diciamo, in relazione alla giovane età della fondazione è un bilancio eccezionale, perché ci siamo costituiti davanti al notaio nel febbraio 2016, poi ci sono volute varie autorizzazioni, sa, la burocrazia è quella che è uno dei mali peggiori dell'Italia, lo sappiamo tutti. Il grande Guido Carli parlava di lacci e lacciuoli della burocrazia che stroncano o comunque ritardano ogni attività. Orbene, a causa dei ritardi burocratici siamo diventati operativi un anno dopo praticamente. Quindi la Fondazione ha 2 anni soltanto di attività di servizio, vale a dire il 2017 ed il 2018. Ora, in questi 2 anni sono state fatte delle cose molto molto importanti per il territorio. Lo dico senza esagerazioni enfatiche, ma facendo una fotografia realistica e un bilancio concreto ed essenziale. Siamo partiti innanzitutto con una importante ricerca che abbiamo condiviso con l'Università di Salerno, il professor Loi e il professor Parente, che sono illustri economisti. Questa indagine è stata condotta con riferimento da un canto alla filiera agroalimentare, alla produzione agroalimentare e per altro canto al consumo di questa produzione da parte dei turisti. E turisti che raggiungono, come è noto, in massa le nostre spiagge durante il periodo balneare. E abbiamo constatato che molti non conoscevano i prodotti del Cilento. E questo è un fatto, una constatazione importante dalla quale bisogna partire. E se questi prodotti sono maggiormente conosciuti, non v'è dubbio che verranno senz'altro apprezzati. È inutile dire, lo sappiamo tutti, abbiamo un olio di ottima qualità, abbiamo i fichi del Cilento che sono una nostra specialità e abbiamo vari altri prodotti per i quali il marchio Cilento è un marchio di qualità e di identità culturale del territorio. Quindi questo studio non è uno studio che è stato condotto così a livello accademico, dietro un tavolo, leggendo un po' di carte, no? È stato fatto sul territorio con l'uso di centinaia e centinaia di questionari che sono stati da una equipe organizzata dall'Università di Salerno, sono stati, diciamo, messi a disposizione dei turisti, i quali hanno risposto alle domande del questionario e hanno consentito alla Fondazione e all'Università di Salerno di fare una fotografia molto oggettiva e molto realistica, anche perché il campione era ampio, non erano poche decine di questionari. Dopodiché i dati sono stati raccolti, categorizzati ed elaborati, siamo arrivati appunto a questa conclusione che occorre necessariamente far incontrare l'offerta locale con la domanda da parte dei turisti e bisogna fare conoscere ancora di più i nostri prodotti, perché basta la loro conoscenza a generare automaticamente il loro apprezzamento. E questo è stato, diciamo, il primo passo che abbiamo mosso unitamente all'Università. Siete partiti da quelle che sono le risorse del territorio. Esatto. Poi abbiamo spaziato in vari altri ambiti. Iniziamo per esempio dall'ambito sanitario. Noi abbiamo sul territorio, l'ho detto più volte, lo ripeto in questa circostanza,
una abnorme diffusione delle malattie tumorali, purtroppo. È un fatto che stride con la nostra realtà. Noi siamo in un ambiente protetto, abbiamo noi inventato la dieta mediterranea, più o meno continuiamo a praticarla. In ogni caso siamo in un'area deindustrializzata, perché non abbiamo ciminiere e cacciafumi che intossicano l'atmosfera. Non abbiamo un traffico veicolare enorme, perché insomma la nostra zona è poco antropizzata, insomma. Ebbene, nonostante queste condizioni favorevoli, ci troviamo invece con una percentuale di malattie oncologiche che in certi casi supera addirittura la media nazionale, laddove dovremmo essere con una percentuale largamente inferiore per queste condizioni favorevoli del nostro ambiente. Il che vuol dire che ci sono delle cause contaminanti non del tutto note. Non del tutto note. Abbiamo seri indizi che sono molteplici e convergenti, che ci inducono a ritenere che in occasione delle grandi opere fatte sul territorio, superstrade e altre attività di edificazione di grandi opere pubbliche, siano stati interrati residui pericolosi, sostanze pericolose e auguriamoci non radioattive, anche se esistono indizi in tal senso. Poi c'è un fatto inquietante, che quando il Ministero dell'Ambiente nel 2014 ha finanziato il sorvolo della Regione Campania per i rilevamenti da piattaforma aerea dei raggi gamma, che sono quelli che praticamente denotano la radioattività, bene, hanno esplorato gran parte del territorio regionale escludendo soltanto il Cilento. A questa nostra domanda, perché il Cilento è stato escluso? Quando l'ISPRA definisce il Cilento zona a rischio, se è definito da un ente pubblico, qual è l'ISPRA? Zona a rischio, coerenza avrebbe voluto che fosse indagato esattamente il Cilento, invece sta bypassato. Gli elicotteri della Elica SRL di Udine, che è la società che ha avuto affidato questo servizio, si sono fermati a Capaccio, dove hanno avuto dei riscontri, e poi hanno fatto il salto del Canguro ripartendo da Atena Lucana, quindi tutta la zona da... Perché? Nessuno ha saputo rispondere a questa mia insistita domanda. Per cui io ho fatto interrogazioni depositate in Senato e una denuncia, una doppia denuncia, una alla locale Procura della Repubblica e un'altra alla Procura distrettuale antimafia. E andremo avanti ancora senza assolutamente arrenderci, perché devono rispondere a questi interrogativi. Perché qui la gente ha il diritto di sapere che cosa c'è sottoterra. Quindi lei andrà avanti, sta andando avanti. Andremo avanti senza nessuna esitazione, con la massima determinazione. Dirò di più, che il 27 ci sarà un nuovo convegno che fa seguito a quello di Palinuro dell'autunno scorso, dove verranno a parte professori universitari di chiara fama, esperti nelle varie branche dell'inquinamento da radioattività, dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, perché ci sono poi vari momenti e cause di insidia sul territorio, non è una soltanto. Ma oltre questi verranno anche dei tecnici che sono tecnici di fiducia della Procura della Repubblica di Roma, che provvederanno con nuovi metodi, la cosiddetta colorimetria, che consiste nell'esplorare il colore della vegetazione, perché da esso si evince se ci sono depositi di materiale radioattivo interrati. Sono delle nuove metodologie che saranno sperimentate nel Cilento su nostra iniziativa. E poi i risultati di queste ricerche
saranno praticamente sintetizzati nei documenti che faremo il giorno 27 di aprile. L'azione della Fondazione è un'azione molto, diciamo, impegnata su questo fronte, che è quello della tutela della salute. Poi c'è il settore culturale, che è molto importante. Il settore culturale, noi abbiamo, come è noto, scoperto e valorizzato la figura di Paolo De Matteis, grande pittore del fine 600, inizi 700, uno dei massimi esponenti della scuola napoletana, famoso in tutto il mondo, e stiamo procedendo in una iniziativa singolare, importante, che è quella, se ci si riesce, di comprare la casa di Paolo De Matteis, di farla restaurare e all'interno della casa restaurata aprire appunto la casa museo di Paolo De Matteis, anche perché da una sola presenza sul territorio, un solo quadro, ne parlerò tra un secondo, siamo arrivati a ben 16 quadri di Paolo De Matteis, quindi la nostra opera è stata quella anche di recuperare al territorio alcuni capolavori che erano sfuggiti al territorio, per così dire. Ecco, l'unica opera che Paolo De Matteis fece per il territorio e il quadro stupendo che come Fondazione Grandi Lucani insieme a Don Gianni Citro abbiamo avuto modo di presentare l'anno scorso, ed è San Nicola di fronte alla Sacra Trinità nella chiesa di San Nicola di Camerota Paese. È un quadro splendido di transizione dal barocco seicentesco al neoclassicismo, dove l'autore proprio dimostra di essere a cavallo tra i due stili, ed è un'opera splendida di grandissimo valore, ma avevamo solo questa. Ne sono arrivate altre 16 per fortuna. Quindi in Terra Santa c'è un'opera. Siamo pronti per aprire il museo di Paolo De Matteis. Speriamo solo di restaurare presto la casa e di fare questa bellissima casa museo. Anche tanti altri momenti culturali, un po' la Fondazione è presente sul territorio, ci saranno appuntamenti anche a Palinuro e in altri centri del Cilento. Però molti si chiedono come lavora la Fondazione e come fa a realizzare questi appuntamenti. Ma la Fondazione lavora, diciamo, a pieno ritmo, perché non è tanto come dire il numero, l'assetto organizzativo, il numero dei collaboratori eccetera, ma quel che conta è avere le idee chiare, avere gli obiettivi prefissati con chiarezza e con la determinazione di raggiungerli, avere onestà, perché ho fatto una scoperta, proprio una scoperta tra virgolette, che i soldi anche se pochi, ma se correttamente utilizzati, valgono moltissimo. Quando è che tanti soldi non servono a niente? Tanti soldi non servono a niente quando, come accade purtroppo negli appalti pubblici, anche sul nostro territorio, fatto uguale a 100 le somme investite, ne sono arrivate a destino 50. Perché lungo la strada c'è stato qualche Robin Hood che ha assalito la diligenza e se ne è appropriato. Con la differenza che Robin Hood cosa faceva? Toglieva i ricchi e distribuiva ai poveri. Invece qui sono ricchi che si sono arricchiti ancora di più con il sistema delle tangenti, che peserà in ogni caso sulla loro coscienza. Però ognuno di noi può dare il suo piccolo grande contributo alla Fondazione con il 5 per 1000. Ma io ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito con il 5 per 1000 a darci ossigeno, per così dire, perché ripeto, sono piccole somme, ma queste piccole somme messe insieme riescono a realizzare tanto quanto occorre, se correttamente amministrate, per poter realizzare tutti gli obiettivi della Fondazione. Noi abbiamo, per esempio, tra gli obiettivi primari, non li ho menzionati sinora, ma ho il dovere di menzionarli in questo momento, quello di fare assistenza ai disabili.
Quindi noi abbiamo tante iniziative sul territorio a favore dei disabili. Enumerarle sarebbe veramente tanto tanto lungo, dovremmo fare un'altra puntata dedicata soltanto a questo segmento dell'attività a favore dei disabili. Anzi, io mi prenoto per questo, se mi darete ospitalità volentieri verrò a esporle. Basti dire per il momento che è uno dei valori fondanti della nostra fondazione ed è uno degli obiettivi primari. Allora, ci rivedremo sicuramente per continuare a raccontare la fondazione. Intanto, ecco, cosa si augura? Vorrei concludere con l'avviso di una bellissima manifestazione culturale che vale a migliorare il patrimonio identitario culturale del nostro Cilento. Il 29 di giugno ci sarà a Palinuro la scopertura della statua di Palinuro, il nocchiero di Enea secondo la mitologia virgiliana, ma ripresa anche da Ovidio e da altri autori. Come è noto, venne colpito da ipnos, il sonno, per cui si addormentò mentre timonava la nave e quindi poi precipitò nelle acque antistanti il promontorio e che prese poi il nome da lui. Ecco, questo bellissimo mito non si è mai tradotto in una testimonianza concreta di arte pittorica o di arte scultore. Ecco, noi abbiamo pensato che sia venuto finalmente il tempo di dare una parvenza plastica, dico, a questo mito, di dare una dimostrazione visibile e tangibile di questo mito. E quindi abbiamo con il comune di Centola Palinuro, con l'Ente Parco, e con la locale associazione Publio Virgilio Marone, opera infaticabile del dottore Antonio Rinaldi, abbiamo organizzato la scultura di una statua splendida che è alta oltre 2 metri, 2,10 metri, una cosa del genere, che sarà fusa in una primaria fonderia napoletana specializzata in opere d'arte. È stato scolpito il modello dal nostro talento cilentano Emanuele Stefano, oramai è il nostro Michelangelo Buonarroti cilentano, e ha fatto un capolavoro, un autentico capolavoro. Quindi la statua sarà scoperta durante una manifestazione singolare, credo irripetibile, perché ci sarà nella rada di Palinuro la nave Palinuro, che è la nave scuola della Marina Italiana, verranno i vertici di tutte le forze armate, ci sarà una presenza nutrita del governo tra ministri e sottosegretari, ci saranno televisioni nazionali oltre che quelle locali naturalmente, carta stampata, e ci sarà soprattutto, credo, il grande piacere di noi cilentani, la gioia di vedere finalmente una statua splendida che sarà ammirata soprattutto dai turisti e che sarà un po' una delle tante carte di identità del nostro Cilento.